quando io ho cominciato, che ero naturalmente molto giovane, parliamo degli anni 52, 53, 54, che facevo teatro, ma venni a contatto con questo mondo curioso del doppiaggio, però solo per quello che riguardava i film italiani, perché i film americani, i film stranieri in generale erano appannaggio di una cooperativa grande che si chiamava CDC, di cui facevano parte questi mostri del doppiaggio, mostri sacri di Emilio Cigoli, Panicali, la Simoneschi, Carletto Romano, Lauro Gazzolo, eccetera. E poi all'Atere ci stavano dei gruppi che si andavano formando, gruppi di attori di teatro che venivano chiamati da piccole organizzazioni. Uno si chiamava Odi, un altro si chiamava Arts, un altro si chiamava poi CID, fu creata questa cooperativa CID che dirigeva l'ex direttore generale della Scalera, e queste organizzazioni si occupavano solamente della post-sincronizzazione dei film italiani. Tutti i film italiani dell'epoca venivano poi passati in sala di registrazione e si doppiavano praticamente, si creava una colonna sonora che non esisteva e la maggior parte di questi film, anzi direi quasi la totalità di questi film, eravamo a cavallo del neorealismo, quindi era il dialetto che imperava naturalmente e soprattutto imperava il dialetto da Roma in giù. C'era tanto Napoli, tanta Sicilia, poco nord. Davo la voce ad attori che non sapevano recitare, che però avevano un certo successo perché avevano una figura abbastanza diciamo vincente dal punto di vista cinematografico. I Cifariello, i Maurizio Arena, quell'epoca là, i film con la Ralli, con la. Insomma, non mi ricordo le ragazzine molto carine di allora, la Panaro, quel gruppo lì. Cinecittà era un luogo. Che però non aveva mai doppiato, allora io la dovevo prendere, scuotere per dare, diciamo, verità a queste grida, a queste cose, eccetera. E lei si aggrappava a me, mi strappava pure la camicia, mi ricordo che era una cosa di lotta davanti al microfono questo. E ogni volta che si provava poi alla fine gli andava via la voce a questa poverina, perché doveva veramente urlare, era lunga la sequenza. E mi ricordo che non andava bene, non andava bene, non andava bene, poi a un certo punto, vabbè, facciamone un'altra, dai, facciamone un'ultima. Benissimo! E il fonico, dottor Rosi, però mi è finito il magnetico. Quasi operazioni eroiche queste qui del doppiaggio. Io mi ricordo, mi divertivo, dico, ma sembra una sala parto, una sala dove dobbiamo partorire delle. E infatti era una sorta di sala parto.
quando si trattava di ridoppiare gli attori con la loro voce, naturalmente venivano i vari attori bravi che si autodoppiavano, naturalmente. Era un po' allora la chiamavo la sala di rianimazione, e da cui venivano fuori poi i personaggi, erano delle cose emozionante, perché nasceva il film, nasceva la colonna sonora del film, che non esisteva, perché molto spesso poi non c'era neanche la colonna guida, perché molti film o non c'era per niente, o era carente, ce n'era un pezzo no, una battuta si sentiva, un'altra no, perché era andato via il sonoro mentre giravano, poi il regista ha detto buono lo stesso, poi dopo in doppiaggio la sistemiamo, la integriamo. Fellini lo conoscevo negli anni precedenti a teatro, perché così avevo avuto modo di lavorare con Giulietta Masina al teatro dell'Università, all'Ateneo, e lui, Fellini, veniva tutte le sere a prendere Giulietta, insomma eravamo diventati amici anche per questa ragione. Mi ricordo la prima esperienza con lui da questo punto di vista è stata Le notti di Gabiria, e alcune scene che le facemmo qui all'aperto a Cinecittà, fece mettere su uno schermo, la sera quando era buio, naturalmente, perché altrimenti non avremmo visto niente. Facemmo tutte le scene all'aperto del santuario, poi la scena giardina, la passeggiata archeologica, insomma, tutte le scene all'aperto, perché veniva meglio, diciamo, il suono era più vero. Ma questo delle cose all'aperto l'abbiamo fatto anche in altre occasioni, l'avventura di Antonioni, però non qui, l'abbiamo fatta si chiamava Fonolux allora, che era uno stabilimento dell'Istituto Luce, che era qui a fianco a Cinecittà, sul piazzale, davanti alla Scuola Nazionale di Cinema. Una citazione, come ricordo, di doppiaggi fatti all'aperto. Le quattro giornate di Napoli di Nanni Loi, lo facevamo tutto all'aperto negli stabilimenti della Titanus alla Farnesina, e anche lì facevamo con Nanni Loi, con Rosi che faceva da consulente napoletano, e facevamo tutte le scene, ripeto, erano tantissime. Questo per dire che sì, questo momento un po' anzi eroico o meglio della post-sincronizzazione del cinema italiano, di quegli anni, gli anni d'oro del cinema italiano, Rocco e i suoi fratelli, Gattopardo, eccetera, no? Tutti Ciociara di De Sica, eccetera, tutti i grandi film del cinema italiano di allora, che io ho avuto la fortuna di collaborare con i registi come direttore di doppiaggio, per la creazione di queste colonne sonore, quindi Monicelli, I soliti ignoti, La grande guerra, questa grandezza di uomo, che questo senso della giustizia che aveva, questo grandissimo rispetto del lavoro, lui si sarebbe mai permesso, non si è mai permesso di rimproverare o di alzare la voce verso un dipendente, di trattare male un inferiore, mai, non l'avrebbe mai fatto. Con i superiori sì, era terribile, con quelli più, anzi, ci andava a nozze, ma aveva questo grande senso del rispetto del lavoro altrui, del proprio lavoro e del lavoro altrui, grande considerazione e grande disponibilità a riconoscere, a gratificare, al di fuori di quello che poteva essere il compenso puro e semplice professionale a cui ognuno aveva diritto. Ma alla fine di ogni film, per esempio, lui faceva dei grandi regali da aristocratico medievale qual era, faceva dei grandi regali a tutta la troupe, non ai protagonisti, no, 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 a tutti, fino all'ultimo macchinista. E dei regali importanti, oggetti d'oro, per esempio Rocco e i suoi fratelli, ci regalò dei guanti da boxe fatti da un gioielliere di Milano, bellissimi, un portachiavi con due guantini da boxe, con i lacci in oro bianco e i guanti d'oro giallo. Purtroppo me l'hanno rubato, quindi
è scomparso. Ma per esempio Ludwig, non so, un cigno d'oro con un brillantino nell'occhio del cigno. Mi ricordo che la Melato, che faceva teatro, Mariangela, faceva l'inserzione della Ginsburg, della prima, con Adriana Assi e Franco Interlenghi, e c'era il manifesto che avevano fatto. Mariangela Melato era una che cominciava allora, quindi faceva una parte importante, però era assolutamente secondaria come nome. E avevano fatto il manifesto solo col nome della Adriana Assi e Franco Interlenghi. I personaggi sono tre nella inserzione della Ginsburg. E Mariangela vide questo coso, mi raccontò, e non disse nulla perché dice, beh, è normale, loro sono la ditta, diciamo, no? Sono i nomi di cartello, io non sono nessuno. Visconti però, senza dire niente, vide il cartello, li fece rifare con il nome della Melato. Mariangela andò da Visconti per ringraziarlo e lui dice, perché mi ringrazi? Dice, ma tu che mestiere fai? L'attrice. E allora? Sono tre personaggi, tutti e tre ci devono essere, no? Per dire il senso della giustizia che lui aveva della considerazione. Era unico. Ecco, questa è una cosa che io cerco sempre di ricordarmi, perché è molto importante. Secondo me è una delle cose più belle per uno che ha la possibilità di gestire anche del lavoro altrui. Avere sempre presente questo rispetto. I silenzi erano anche spesso più importanti delle parole, gli sguardi, le espressioni del viso. E allora per capire, per imparare. Mi ricordo che al doppiaggio io ero molto, essendo molto giovane, ero anche molto, diciamo, esigente. E allora gli attori, no, di più, fai questo, fai quell'altro, eccetera. E lui mi diceva, Mario, mi richiamava e mi diceva, ma Mario, senti, dice, quando un attore ti ha dato il massimo di quello che può dare, anche se non è il 100% di quello che tu pensi, che io penso, ti devi accontentare, perché lui di più non ti può dare. È inutile che insisti. Se vedi che lui non ti dà quello che può dare, allora sì, ma se lui più di quello non può fare, allora due sono le cose, o cambi l'attore o ti accontenti. Lui non parlava molto, poche cose diceva agli attori, però quelle cose che sempre prendendola alla larga per suggerire, per lasciare libero l'attore di dare spontaneamente, avendo capito che cos'è che doveva fare, che cosa che doveva comunicare, esprimere, e quindi però non voleva ripetere lui la battuta, dilla così, non lo faceva mai. Allora usava delle perifrasi, usava dei modi di, prendeva la larga, faceva degli esempi che non c'entravano niente con me, che però erano chiarificatori, erano l'attore che, siccome è, ovviamente con Visconti era uno con cui si stava tutti così, non solo sull'attenti ma con le orecchie, guai distrazzi, guai. E quindi queste le grandi lezioni di professionalità, io l'ho imparate per Visconti, nel mio modestissimo caso, perché è chiaro che, però ho cercato di, e molto spesso quando mi è capitato situazioni in cui dovevo decidere una cosa, mi veniva sempre in mente Visconti cosa avrebbe fatto, cosa avrebbe detto, che strada avrebbe scelto in questa situazione. Un attimo di così di... Pellini era il genio, era la fantasia, l'allegria, l'ironia continua, costante. Diceva una cosa e poi subito dopo, ma può darsi pure che sia il contrario, no? Per cui era una festa, un'allegria lavorare con Federico. Vai. Ma dove vai? Tutte le lavorazioni di Fellini erano delle cose.
cose meravigliose da... Avremmo dovuto riprendere e filmare tutto quello che avveniva in una sala di doppiaggio. Per lui poteva essere una seduta medianica. Le voci che arrivavano per lui era una cosa, scopriva dei personaggi, gli veniva in mente una cosa soltanto perché un attore aveva un certo tipo di linguaggio, di tono di voce, allora gli suggeriva, in quel momento gli suggeriva un effetto da tirar fuori, da ottenere, ecco, questo, ma questo è, Benigni era un genio, quindi queste cose che... E poi le mettevo a fuoco piano piano, con una grande professionalità. Nulla si sa, tutto si immagina. È vero questa diceria che Fellini aveva questa... Sembrava, cercasse, ma sapeva benissimo cosa voleva. Però questo sapere era un sapere che si modificava a mano, andando avanti. Si arricchiva, si perfezionava, si sviluppava, sempre restando in una linea precisa. Vabbè, il film che io ricordo con più amore ovviamente è Amarcord, fatto proprio, quasi come fosse una mia creatura da quel punto di vista, perché sono andato a cercare in Romagna tutte le voci, con i microfoni a sentire, a fare i provini per cercare le voci, e poi gliele ho portate a Roma. Lui, Fellini, era molto pigro in questo, quando arrivava alla fine della lavorazione di un film era stanco, come quasi tutti i registi sono stanchi, i registi italiani che arrivano perché sono 12, 13, 14 mesi, poi la preparazione prima, cioè voglio dire c'è una stanchezza naturale e non vedono l'ora di liberarsi, come un parto, no? 9 mesi di sofferenza, speriamo che partorisco presto, quindi magari avrebbe preferito semplificare, no, questo lo facciamo fare tutto a Oreste Leonello, fa questo, fa quello, no, scusa, non può fare 30 cose, questo ci vuole. Allora io ero un pochino più rigoroso nelle cose, cercavo di aiutarlo, non ti preoccupare, faccio io, vado a cercare, trovo, ti sottopongo, se non ti va bene poi... Erano uno spettacolo, venivano ad assistere da fuori, tutti assistevano alle lavorazioni con Fellini. Ci sarebbe da raccontare film per film, scena per scena, personaggio per personaggio, però un'altra volta. E poi ho conosciuto il cinema straniero vero e proprio, cioè il doppiaggio del cinema straniero, e quindi anche lì ho avuto la chance di lavorare per grandi registi e con grandi registi. Ce n'è uno che mi è molto caro, che mi è molto amico anche, che si chiama William Friedkin, con cui anche adesso continuo a collaborare, perché lui vuole che faccia io tutti i suoi film, anche lui dal 74 mi pare, sì. L'esorcista fu il suo film primo che mi affidò, perché aveva visto Amarcord, allora poi sapeva tutto di me, insomma mi volle conoscere e cominciò questa collaborazione con lui che continua tuttora, perché mi ha telefonato poco tempo fa per chiedermi se facevo questo ultimo film che dovrebbe arrivare in Italia, dovrebbe uscire il prossimo anno, ottobre. Più grande le cose è stato Stanley Kubrick, e quindi dal 72, dall'Arancia Meccanica, cui lui mi chiamò attraverso la Warner per suggerimento di Fellini, a cui lui aveva domandato a chi poteva far fare quel film, affidare la versione italiana di quel film. Fellini disse che disse il mio nome. E da quel giorno è cominciata questa collaborazione che è durata fino alla fine, con l'incontro con Kubrick, che fa abbastanza pandan con l'esperienza di Visconti, che ovviamente è stata più numerosa da un punto di vista di quantità di film, perché Luchino, da Rocco e i suoi fratelli, con cui ho cominciato, fino all'Innocente, ha fatto parecchi film, molti film. Più dei quattro con cui io ho collaborato con
con Kubrick, perché Kubrick faceva un film ogni, insomma, ogni parecchi anni, e quindi Un'arancia, Barry Lyndon, Shining, Full Metal Jacket e l'ultimo Eyes Wide Shut. Quindi cinque soli praticamente, di cui l'ultimo però senza di lui, quindi fatto in maniera abbastanza triste, abbastanza dolorosa per quello che mi riguardava, perché non c'era il conforto della sua presenza, anzi c'era il dolore della sua morte e non c'era una grande tranquillità in me. Questa perdita, che era una grande, enorme perdita per tutto il cinema mondiale, insomma, non è che si poteva così digerire rapidamente, quindi ogni cosa, ogni momento in cui mi hanno chiamato a Londra, a casa sua, nel suo studio, seduto sulla sua poltrona, così come vedere questa console, vedere la proiezione con la presa diretta, ancora non missato, con lui che è sepolto a 20 metri da questa casetta nel giardino della sua casa, cioè tutta una situazione tutt'altro che serena, tutt'altro che festosa, diciamo, no, per me. Quindi il ricordo bello io lo fermo a Full Metal Jacket, diciamo, no? Il ricordo bello della presenza di Kubrick. Il resto è stato un'operazione doverosa, però dolorosa, però doverosa e dolorosa insieme. Anche Kubrick, come Visconti, aveva questa generosità e questo rispetto del lavoro e questa fedeltà, come quella di Luchino. Visconti aveva una fedeltà incredibile, perché nel corso degli anni, come spesso succede quando si instaura un tipo di collaborazione tra un regista e un esecutore, la produzione cerca di inserirsi dentro in modo da isolare il regista, isolare l'altro collaboratore, in modo da tenerli un pochino sotto controllo, per paura ovviamente, per quelle cose banali, naturalmente anche dal punto di vista della produzione, giuste, per paura che i costi lievitino, e quindi hanno cercato più volte di interrompere la collaborazione tra Visconti e me, tra me e Visconti. Stava montando La caduta degli dèi e io facevo altre cose, perché naturalmente lavoravo molto, non avevo certo spazi, eccetera. Sapevo che Visconti stava all'International Recording a montare il film, però siccome nessuno mi cercava, io non lo cercavo mai Visconti, aspettavo sempre che mi chiamasse, perché io magari per questo film preferisce un altro. Dopo ho saputo che lui mi faceva cercare e tornavano da lui e dicevano: ma non si trova, è partito, sta in vacanza, chissà dove è andato, ha cambiato casa, eccetera. Trovavano tutte le scuse possibili e gli proponevano altri direttori, e lui diceva: no, cercate ancora, cercate meglio, perché lui era tutt'altro che stupido, Visconti, perché capiva benissimo che era un gioco della produzione. E alla fine mi dovevano trovare, perché lui non accettava nient'altro, e allora: Mario, senti, ti cerca Visconti, questa nave, mi hanno detto se puoi passare da lui, il Moviola, con Ruggero Mastroianni, benissimo, dico sì, va bene, andrò, eccetera. Allora andavo e lui: buongiorno, buonasera, Luchino, come sta? Eccetera. Ah, senti, ovviamente lui mi dava del tuo, io davo del lei. Senti, hanno fatto del tutto per non trovarti, spero che tu glielo faccia pagare. Nello stesso anno in cui è morto Visconti, nello stesso periodo della morte di Visconti, marzo, Visconti è morto nel 17 marzo, lo stesso mese di Kubrick. Kubrick mandò in Italia il suo secondo film, che si chiamava Barry Lyndon. Però la Warner non mi chiamò, lo affidò a un altro direttore, di cui non faccio il nome.
E io seppi questa cosa, dice, sai, però lo fa. Ma dico, boh, si vede che Kubrick ha cambiato idea, vuole un altro, non lo so, non mi interessa, pazienza, dicevo, pazienza. E io cominciai a lavorare, Visconti morì, e io cominciai a lavorare all'Innocente, che era l'ultima opera di Visconti, lasciata in sospeso da un punto di vista di edizione, anzi non cominciata neanche l'edizione. Avevamo parlato prima di morire di chi facciamo fare questo, chi facciamo fare quell'altro, chi fa la Jennifer O'Neill. Ah, mi piacerebbe la Morricone, lui mi disse. Va bene, Luchino, perché dai, va bene. Poi morì e allora io, per rispettare questo suo desiderio, dissi al produttore, al direttore di produzione, mi pare fosse Lucio Trentini, sì, Lucio Trentini, e dissi, guarda, Luchino voleva la Morricone per questo personaggio, però dico, la Morricone sta a Torino a recitare in teatro in quel momento, dico, come si fa? Bisognava doppiarlo perché i tempi erano ormai stretti, e dicevo, vabbè, andiamo a Torino. Allora andammo a Torino per doppiare il personaggio con tutta l'attrezzatura, gli anelli, il vergilloppo, eccetera, no? Affittammo una sala in uno stabilimento a Torino e cominciamo a lavorare, si lavorava solo poche ore il pomeriggio, perché poi lei la sera c'era lo spettacolo, la mattina dormiva, quindi era proprio 2 o 3 ore il pomeriggio. E mentre stavo a Torino mi chiamò la Vorne e mi disse, anzi mi chiamò un signore, non la Vorne, senti Mario, un amico, un dialoghista, potresti fare Barry Lyndon? E io dissi, dico, ma scusa, ma non doveva farlo Pinco Pallino? No, ma c'è stato un malinteso, no, lo dovresti fare tu. Ah, vabbè, dico, io torno a Roma, e feci bene. Cosa era successo? Che loro, la produzione, mi aveva sostituito senza dire niente a Kubrick. Poi quando sono arrivati i provini e lui ha parlato, dice, fatemi parlare con Mario, eccetera, eccetera, dice, no, guardi, lo fa. Potete immaginare cosa è successo, perché Kubrick era uno che non la passava mica tanto bene, e loro terrorizzati subito hanno buttato via a mare tutto quanto, provini, direttore, organizzazione, società, eccetera, e mi hanno cercato. Questo per dire il tipo di... che è abbastanza raro, devo dire, abbastanza raro. Certo, voi sapete che insomma il dualismo tra regia e produzione è una cosa quasi insomma, normale, voglio dire, no? Ricordo una frase famosa, appena si comincia il primo ciak, il regista, oh, adesso parola d'ordine, odiare la produzione.